Federico, grazie, vi aspettiamo. Esquitalia, grazie Carmen. Complimenti, brava, Monica. Beh, la io conosciamo. Chiaramente ti conoscevo, ma la cosa più bella che succederà all'Expo Universale di vedere questa eccellenza cantante di musica lirica con l'eccellenza cinese insieme, una condivisione di queste due culture unite per dimostrare che la cultura e soprattutto la musica unisce. E questo è il messaggio più importante che noi dobbiamo dare. La musica, la cultura, l'arte unisce i popoli e il nostro messaggio deve essere un messaggio di amore, di speranza e di pace universale. Bene, grazie. Se mi permettete due parole, volevo ringraziare Liberato e Carmen anche ovviamente, perché all'Expo Universale ci sarà un tavolo dedicato alla beneficenza, e dedicato alle malattie rare, al dopo di noi e soprattutto la presenza, stiamo valutando con il responsabile di Sofia, la cooperativa sociale, se porre degli psicologi in loco, quindi per fare un centro d'ascolto per tutti coloro che verranno ad Expo e vorranno parlare anche solo 5 minuti con una persona che gli sta per ascoltare, insomma, che sta ascoltando. Quindi questo è un momento importante. Ringraziamo Alessandro Numini per questo. Bene, grazie Monica. Anche.